È vero che lei si sente in cuor suo più liberale di Berlusconi? Ma non lo so, le faccio parlare i fatti. Quel tanto di rivoluzione liberale che si è fatta in Italia, scusate l'immodestia, ma ogni tanto mi scappa, l'ho fatta io. Quindi se un privato gira sui treni, se si può trasferire un mutuo in banca, se non ci sono più le tabelle merceologiche nel commercio, se l'Enel non è più la sola mamma, eccetera, eccetera, questo non l'ha fatto Berlusconi. Ecco, questo. Quindi di liberale nella destra non c'è mai stato nulla, nella destra italiana di liberale. Tocca un po' a noi essere sociali e liberali. A proposito di Berlusconi, oggi ha detto da Rai 1: se Sanremo diventerà il festival dell'unità, chiederò a tutti gli italiani di non pagare il canone. Ma ci detto, io l'ho già pagato, cosa faccio? Ma lo restituisce, dai. Anche quello. Come no, c'è nada da restituire. Ma lui gli va bene il canone, gli va bene la RAI, gli va bene Mediaset, gli va bene sto duopolio qua che ha impoverito la nostra industria della comunicazione, l'ha tenuta frenata, ma comunque ha garantito, come dire, ha garantito una sua presenza senza problemi. Io penso invece che piuttosto di ragionare così, bisogna ragionare con una bella antitrust nel settore della comunicazione e vedere di fare una cosa che ci consegni più libertà e più sviluppo industriale. Se la sente di fare un appello al voto utile, soprattutto qui a Milano e Lombardia? Io i voti sono tutti utili, hanno la stessa dignità. Dopodiché un voto può essere utile per protestare, può essere utile per garantire una fedeltà ideologica, una qualche idea, ma se uno vuole un voto utile per battere la destra e per vincere, c'è solo un voto utile, quello dei progressisti. Quando mi pare che in Lombardia appaia chiarissimamente questo dato. Diamo spazio ai nostri ascoltatori anche. Fabrizio, dimmi tu. Sì, sì, prego. Alterniamo quindi, alterniamo un po' di domande. Onorevole, Paolo di Napoli le chiede come e in che misura intende ridurre la spesa pubblica favorendo gli investimenti. Si può ridurre senza anche qui dimenticare che lo Stato sociale va garantito, Noi spendiamo una barca di soldi più degli altri in pensioni per gli errori che abbiamo fatto e hanno fatto nel passato, spendiamo in più per l'interesse sul debito pubblico, 80 miliardi l'anno, dopodiché in tante altre cose spendiamo di meno. Poi spendiamo male, c'è corruzione, c'è malconsumo, e quindi bisogna mettere il cacciavite nella spesa. Per esempio l'acquisto di beni e servizi in questo paese da parte della pubblica amministrazione è fronte di sprechi di ogni genere, e quindi quella cosa va ridotta. Dopodiché però sia chiaro che se si parla di scuole, di sanità, io penso che noi dobbiamo difendere lo Stato sociale, qualificarlo, migliorarlo. Io penso che dobbiamo parlare di tasse, di riduzione delle tasse per i ceti più deboli, ma dobbiamo parlare anche di scuole, dobbiamo parlare anche di sanità, perché le tasse non piace a nessuno pagarle, a nessuno piace pagare le tasse. Dopodiché se uno ha un problema serio di salute si dimentica anche le tasse. Ecco, quindi ricordiamoci che noi non possiamo smantellare questo sistema, bisogna qualificarlo. Volevo soffermarmi sull'SMS che ha mandato Marilena d'Alessandria, perché comunque ne arrivano tanti in questo senso. Lo so che non è risolutivo e questo che andrò a chiederle non risolve i problemi del paese, però simbolicamente è un passo fondamentale che chiedono tutti i cittadini. Ovvero, quando verranno diminuiti stipendi e pensioni dei politici, diminuito il numero dei parlamentari, quando si potrà avere questo? Allora, nella legislatura scorsa, dove la maggioranza ce l'aveva quelli che hanno detto che la ragazza era nipote di Mubarak, siamo riusciti a fare due cose sole: l'abolizione dei vitalizi e il dimezzamento del finanziamento pubblico ai partiti data la crisi economica. Cose vere, reali, le abbiamo volute noi come Partito Democratico e abbiamo portate a casa. La riduzione del numero è un percorso costituzionale, c'eravamo vicini, la destra ha ribaltato il tavolo inventandosi il presidenzialismo, qualcuno si ricorderà, e quindi bisogna riprendere questo filo. Sono d'accordissimo che al di là del fatto sostanziale c'è un fatto, non dico neanche simbolico, morale, etico, ma perché è simbolico? E quel che è giusto non è mai simbolico. E quindi io dico, non c'è nessuna ragione che un parlamentare debba guadagnare più di un sindaco, di un comune normale, un comune capoluogo. E quindi noi abbiamo già presentato un progetto di legge in questo senso e su questo bisogna andare avanti. E da lì ce n'è da fare una legge sui partiti, norme anticorruzione,
Insomma, io ho in testa una lenzuolata sulla moralità pubblica come punto di partenza dell'azione di governo. Allora Paolo invece le chiede, onorevole, che cosa farà per ridimensionare il divario esistente fra stipendi e costo della vita? Allora, bisogna prendere da due lati tutte le risorse che possiamo ricavare. Adesso potremmo andare un po' più nel dettaglio, ma insomma, per essere breve, le risorse che possiamo ricavare noi dobbiamo orientarle a riduzione IRPEF per i redditi da pensione e da lavoro, per i redditi più bassi, per far girare un po' di consumi. Dal lato dei consumi bisogna che sorvegliamo le cosiddette spese obbligate, tutte le spese tariffate, sono state totalmente abbandonate. Sto parlando di RC auto, sto parlando di energia, sto parlando di benzina, sto parlando di bar, sto parlando di queste cose qui. Perché stanno comprimendo molto il consumo cosiddetto libero, ecco, e quindi con un disagio per i redditi. In ogni caso si parte da chi è maggiormente in difficoltà, perché insomma, io credo che ci siano delle situazioni. La prima riunione che voglio fare, se mi capita a me andare a Palazzo Chigi, non la faccio con nessun altro se non con la Caritas, con l'Arci, perché voglio capire poi chi davvero è sotto soglia in questo momento, perché ce n'è e non riesce a mangiare, e se siamo un paese decente, civile, partiamo prima di tutto da lì. Altra domanda, i soldi dati al Monte Paschi di Siena non potevano essere dati alle imprese? In questo caso si potevano salvare posti di lavoro? Ma tanti soldi che si stanno dando è un prestito oneroso, non è che al 9% non credo che le imprese sarebbero contenti di pagarle. No, c'è un problema di liquidità delle imprese, questo sì, che va risolto. Io ho fatto intanto una proposta molto semplice: emettiamo dei titoli dedicati, il mercato lo sa che questo debito c'è della pubblica amministrazione verso le imprese, per pagare i debiti della pubblica amministrazione verso le imprese. Questo si può fare, si deve fare subito. Secondo, bisogna attrezzare il sistema Cassa Depositi e Prestiti, plafond per le piccole imprese, per dare un po' di liquidità alle imprese. È un punto delicatissimo che le imprese stanno saltando per aria, e quindi qualche risposta, secondo me, nell'immediato siamo in condizione di darla su questo. C'è chi pone quesiti che riguardano la sicurezza, dice tutti pensano alle tasse, nessuno alla sicurezza. Quali progetti per arginare ad esempio la microcriminalità? Questo adesso io sto raccogliendo un po' di dati su questo, no? Un problema che è un po' scomparso all'orizzonte, siccome ha governato la destra il problema non c'era più, perché quando governa gli altri salta fuori quel problema, quando governa la destra il problema c'è. Invece il problema c'è una crescita esponenziale dei reati contro il patrimonio, dai furti alle rapine. Questo è il vero dato di allarme sociale che c'è in giro. E quindi credo che noi dobbiamo rafforzare l'intelligence su questo. Attenzione, che io nei colloqui che ho avuto anche recentemente, anche riservatamente, che so che questo è un problema, mi viene sottolineato il fatto che ormai esiste una rete che collega il furto, la rapina, con una dimensione organizzata di standard, diciamo, nazionale e internazionale. Quindi bisogna migliorare l'intelligence, difendere anche, tutelare il territorio, ma migliorare assolutamente l'intelligence dando priorità ai reati contro il patrimonio, che sono adesso poco considerati e sono invece diventati l'emergenza numero uno. Beh, però buonasera Bersani, buongiorno. Sono Teocoli. Salviamo i borsaioli, dai, qualcuno di quei lì, che romantici. I borsaioli, quelli che poi te li rimettono in tasca, sì, quelli buoni, insomma, che ti lasciano il portafoglio e portano via solo i soldi. Senta, ma ho sentito perché loro hanno tutte le domande scritte, invece io non c'ho niente così davanti, orario. Non può vedere, quindi devo fare un po'. Ho sentito parlare molto di cabaret in questa campagna. Si parlava di cabaret di qui, di là. Allora io ho un amico che vorrebbe fare la domanda. Senta, signor Bersani, hanno tolto l'IVA, voglio togliere le tasse, voglio togliere il canone. Noi a Napoli siamo già senza niente, non è che ci tolgono Cavani e la pizza e poi ci lasciano col sedere per terra. È questo il cabaret che vorrei, non quello che si sente in giro. No, perché no, parlando un po' più seriamente, nelle mie possibilità,
noi qui in Lombardia abbiamo diversi problemi, oltre alle politiche nazionali qui c'è la regione dove mi sembra che siamo tutti contro tutti, si parla di voti di scambio, si parla di gente che cambia casacca, come si usa dire nel gergo del calcio, c'è il signor Maroni che insomma sembra il primo Bossi, ancora separatismo, soldi nuovi, cose nuove. Ma è possibile questo? È possibile che la gente creda che si possa arrivare a questo punto, cioè che la Lombardia diventi una regione a statuto speciale e possa mantenere i propri soldi, pagare le tasse il 20%, tenere il 75-80%? Ci si può credere o proprio ma sono no, favole di Fedro? Io non penso che francamente che in fondo ci si creda. È che la destra, il leghismo da noi ma anche in Europa, insomma, che cosa ha sollecitato? Ha sollecitato un po' di egoismo, l'idea che uno si salva da solo, se mette su delle palizzate, se mette su delle barriere. È successo così da per quando qualche anno fa in Finlandia prese il 19% la sera alla mattina un partito paraleghista, io dissi a Maroni: guarda Maroni, che per un finlandese te sei un terrone, non ti darà mai un euro. E sta succedendo questa cosa qua, è un meccanismo che ci porta al disastro. Cioè questo meccanismo ha tolto la materia prima all'Europa di avere un progetto comune, una solidarietà, di essere una cooperativa e mica un condominio, e ci ha lasciato davanti alla crisi, ci ha lasciato impotenti e balbettanti. Ora quest'idea, ti salvi da solo se ti chiudi, se ti fai la tua moneta, se tiri su le barriere con gli immigrati, se cose eccetera, ma è un'idea lombarda? Lombardia, la regione non era civile così la Lombardia, di questa, ma ancora adesso non è così. Perché non, è, io non si parlava di terroni da 50 anni, voglio dire. Vabbè. Poi quando i terroni arrivavano a Milano, usiamo ancora questo che non è dispregiativo, ma no, insomma era un modo. Il milanese era col cuore in mano, come si diceva. E i meridionali facevano di tutto per integrarsi. Io da bambino ero terrone, però ho imparato il milanese in 6 giorni per mettermi alla pari, perché sennò ero tagliato fuori. Quindi non credo che la Lombardia abbia quest'anima e questo cuore. È che si parla molto, non si informa bene, non si informano bene le persone su quali sono i problemi dai quali non possiamo non dico liberarsi è una brutta parola, sì, però ci sono perché se il mondo, metà del mondo è poverissimo, quella metà del mondo arriverà qua, non c'è niente da fare, e quindi bisogna organizzarsi in modo che tutti abbiano la possibilità di vivere, di lavorare, di stare. Ma io guardo una gran, invece penso, adesso io sono emiliano, no? Già che stiamo discutendo, è interessantissimo. Ecco, però per esempio io ho sempre ammirato quando giravo per la Lombardia, e ognuno è affezionato, però io ho sempre ammirato nella Lombardia questo tipo di civismo, e l'ho sempre attribuito al fatto che più che in Emilia, in Lombardia questo mescolarsi nei lunghi decenni, no, di presenze meridionali, settentrionali, che hanno trovato un equilibrio, una combinazione, ha portato un tratto di umanità e di civismo che io penso che il leghismo abbia sfregiato. Quindi io dico, bisogna assolutamente reagire. La Lombardia deve essere una locomotiva non solo economica, civica per l'Italia, per Baco. E quale deve essere una regione euro? Ma l'Europa è mica solo il fiscal compact, eh? L'Europa è un grado di civiltà per Baco. Se andiamo via da lì, non so da che parte, e se ci va via la Lombardia da lì, e quindi io dico attenzione che o vince Ambrosoli e o vince Maroni, cioè qui non è che vince chi arriva primo qui, Allora noi ci interrompiamo per qualche minuto di pubblicità, poi torneremo in studio qui su Radio Monte Carlo con l'onorevole Bersani. Masterchef, il cooking show che ha rivoluzionato il modo di cucinare in televisione ogni settimana. Sì, concerto a Piazza San Pietro, lui ha detto sì, cosa ha detto? Che praticamente è per l'età e per la situazione fisica, no? Sono consapevole della gravità del mio gesto. È scioccante sta roba. Ancora questa storia, si può fare. Il governo tedesco è funzionato. Non stiamo mica dicendo niente. Poi è controverso, altre cose che siano meritati, non si sa, di qualche minuto.
Conclave a marzo. Lo lascio conclave a marzo. Dimmi. Jingle e poi i balli. No, no, no. Dalle 20 del 28 febbraio. Bene, è stato. È nato sui terroni. È nato sui terroni. Intervento con lui, quanto abbiamo? Una decina di minuti? Sì, lo fa. Va bene, va bene. Siamo a giro oggi. 20 secondi. Sì, mercato. Tempo che so. In diretta con l'onorevole Pierluigi Bersani, candidato premier del PD. Una domanda al volo però gliela faccio. Ci chiedono che cosa è rimasto di Berlinguer in questa sinistra. Nel mio cuore tantissimo, soprattutto quando, soprattutto attorno a una cosa che disse Berlinguer, quando gli chiedero qual era la cosa di cui fosse più orgoglioso e rispose d'amblè di essere sempre stato fedele all'ideale della mia gioventù. Credo che sia una cosa fantastica, vera. E, beh, cos'è rimasto? Siamo una sinistra, un centro-sinistra. L'idea di uguaglianza è rimasta, lo sforzo per una moralità della politica, certo, tutto da impostare, però spero che si veda un po' meglio nel futuro. Cosa pesa ancora Berlinguer in un partito come il mio? Beh, qualcosa pesa, perché io la vedo spesso con le mani sulle spalle dei suoi amici, vedo spesso dei filmati di D'Alema, di Veltroni, che parlavano già all'età di 15 anni, con discorsi precisi, politici, cosa che mi sembra che da altre parti non si veda molto, cioè... Cosa vuol dire? Che da altre parti ci sono molti politici improvvisati, gente che entra in politica per convenienza o perché vengono chiamati, ma che fanno tutt'altro. È questa la differenza tra voi e gli altri? Beh, certo, la politica è una scelta di vita, nel mio piccolo anche per me è stata una scelta di vita, prendiamoci chiaro.
È stata però una non scelta... ho visto filmati tuoi, suoi. No, io non, non ero nella FIGC, giravo per un 68 più aperto, più complicato. E anche più musicale. E più musicale, assolutamente. E dopodiché però ci si metteva un po' all'avventura, ecco, per me la poesia non era mica un destino, era un'avventura, è stata, semplicemente, quindi... non un posto, una cosa, un'avventura. Ma è ancora un'avventura la politica, so bene che non mi si creda, ma so bene cosa pensano, ma insomma una croce che si porta che questa qui. Non c'è nessuna ragione di fare una vita come quella che si fa se non hai dentro ancora insomma la voglia di cambiare qualcosa. Non c'è nessuna ragione, francamente, per una persona normale. Cioè il famoso sarebbe... potere suona, per me suona col fatto, ti alzi il mattino, pensi a una cosa e c'è qualche possibilità che diventi un fatto. Questo è il potere di governare, punto. E dopo bisogna farlo guardando la gente dal testo degli occhi, in amicizia, in solidarietà con tutta la gente, in semplicità. Guarderà anche con le mani sulle spalle gli amici, che io, non si usa più fare. No, io se non tocco un po' gli amici. Guarderà anche Monti bene. Negli occhi, segretario, subito dopo Monti, l'apertura delle urne. Lo stimo molto, però insomma lui guarda sempre un po' dall'alto. Io è un po' suscettibile, ecco. E anche insomma, permaloso un po' permaloso, puoi dar le bacchettate e aspettarti le carezze. Questo non è l'alleanza possibile. Però in qualche modo dovrete farla, che Kennedy Cavendola, a meno che non riesca ad avere una salda maggioranza al Senato, questa alleanza sembra alla fine improrogabile. Ma guardi, io vedrete che le cose andranno un po' diversamente. Io sto chiedendo agli italiani, io Vendola, Nencini, Tabacci, stiamo chiedendo agli italiani di dare a qualcuno, a noi possibilmente, il 51% in Parlamento. E noi lo useremo come fosse il 49%, questo abbiamo detto. Ma non è che al di là delle schermaglie siete già d'accordo su tutto, no? No, assolutamente, no, noi stiamo facendo una cosa, quello che si vede è sostanzialmente. E quindi noi siamo d'accordo al giorno dopo di rivolgerci a tutti quelli che sono alternative a PDL e a Lega per ragionare sulle riforme da fare in sto paese qui. Quindi ci presenteremo in modo non settario, ecco, il che non significa che noi non vogliamo essere maggioranza noi. Perché il paese ha bisogno di una linea guida salda, non settaria ma salda. Adesso per fare un esempio, per dire, io ho detto, so che è un tema di discussione in questo centro, diritti civili delle coppie omosessuali, una legge tedesca. Dice ma Monti e Casini... voi la farete, regolare, la farete comunque a prescindere dall'alleanza. Non è possibile che l'Italia sia totalmente fuori da questo tema in Europa. Dopodiché se loro riterranno di lasciare libertà di coscienza, vedremo, ecco, però ci sono punti non rinunciabili dal punto di vista del programma. Però la gente dice sempre quando si parla di questi argomenti che in Italia c'è la Chiesa, c'è il Vaticano, c'è il Papa, e questo dice il popolo quando si parla di queste cose. Sì. E io penso, guarda Teo, io penso che dobbiamo anche tenerne conto, perché c'è una sensibilità nel nostro paese che non è solo il fatto che c'è il Vaticano, c'è un'antica tradizione, una cultura cattolica e così via. E quindi questo può suggerirci di avere un elemento di discussione in più, di cautela in più, certamente, ma non di essere fuori dall'Europa. Questo no. Questo non è possibile. E quindi se in Germania questa legge c'è da 10 anni, da 11 anni, ci sono anche là cattolici, non ha suscitato particolari rivoluzioni, e adesso anche noi per favore non lasciamo senza risposta. Sarà difficile governare con un'opposizione come quella di Grillo, probabilmente avrà almeno 100 parlamentari, sondaggi alla mano, magari pronti anche a contestare il governo dall'esterno del Parlamento oltre che dall'interno. Come vi metterete con Grillo? Chi è che non vede il problema? Che non è il problema del governo, è il problema dell'Italia, che è mezza Italia, che si orienta comunque verso messaggi semplificati, populistici, in ragione di una rabbia che capisco ma che non porta a nessuna parte. Cioè Grillo è uno che sta promettendo davanti ai disoccupati siciliani 1.000 euro a tutti per 3 anni, 1.000 euro al mese a tutti per 3 anni. Come si fa a prendere in giro la gente che ha fame in quel modo lì? È uno che ha il coraggio di nominare Berlinguer a Bologna e stringe la mano Casa Pound a Roma.
è uno che nomini parlamentari come fa Berlusconi comandando dal tabernacolo della rete. Io le primarie l'ho fatto, cioè, qui è certamente una cosa molto seria. C'è rabbia, c'è volontà di segnalare. Io dico, ce l'ho, sono arrabbiato anch'io, questi anni mi ha fatto arrabbiare anche me, e garantisco che capisco che un governo senza cambiamento sarebbe inutile, ma una protesta generica così non porta l'Italia da nessuna parte. Io spero che questa cosa la si capisca. Come mai dopo le primarie vinte da te e perse da Renzi, Renzi è saltato fuori solo adesso? In questo ultimo mese non si era più sentito, un mese e mezzo? Beh, quando è cominciata la campagna elettorale è tornato in campo anche lui. Ci siamo visti la partita ieri l'altro, Juve-Fiorentina. Uno contro l'altro. No, poi faremo la chiusura assieme a Palermo, abbiamo c'era fatto la cosa assieme a Firenze. Della Valle che ha esultato mezz'ora e il gioco era già fermo da 25 minuti. Era fuori gioco, solo lui esultava. Era fuori gioco. Sì. E quindi no, Renzi c'è in campo. Anche la possibilità di andare alla partita, divertirsi, sì, andare a pettola, andare a prendere la legna fuori, vivere un po' da persona normale. Ce l'hai questa possibilità? La vorrai? Guarda, dico questo, ieri sono riuscito a farci un salto a casa. A letto, la casa dei suoceri, adesso sono loro, e se riesco appena ci vuoi andare a bere un bicchiere di San Giovino, un bianchino con gli amici al bar, è una cosa ancora che ti fa capire fra l'altro un milione di cose, sì, ma assolutamente dicono i sondaggi ma io ho due o tre persone che quando parlo con loro capisco benissimo che aria tira, certo, perché sono i miei sondaggi da tanti anni e quindi imparo più lì. Onorevole, vorrei tornare un attimo sul problema dell'alleanza. Secondo lei non è che proprio il fatto delle alleanze possa far pendere l'ago della bilancia da una parte o dall'altra nel momento in cui bisognerà andare a votare? Ci sono ancora indecisi, non sono tantissimi ma ci sono ancora. Secondo lei proprio questa parte, questa fetta di popolazione non sta aspettando proprio questo, di sapere alla fine con chi si potrebbe alleare prima di decidere se votarla o no? Io credo che siamo più limpidi di tu. Noi abbiamo fatto la foto di gruppo, mi hanno visto assieme a Vendola, mi hanno visto assieme a Tabacci, assieme a Nencini, e assieme abbiamo detto non saremo settari, ci rivolgeremo per discutere con forze di centro moderate, con forze alternative alla destra, quindi noi abbiamo questo atteggiamento, poi vedremo dal lato dei programmi, vedremo dal lato dei risultati, vedremo la cosa, punto. Gli altri non si sono mai fatti vedere in una foto di gruppo, non so se è stata notata questa cosa. Cioè, avete mai visto Berlusconi con Maroni e con Storace? Che se c'è da chiedergli chi farà il premier, già lì non sanno più cosa dire. E avete mai visto Monti, Confini e Casini in una foto di gruppo? A proposito di liberalizzazione, unione civile, dove ci siede in Europa e così via dicendo? Noi abbiamo il difettuccio di presentarci come siamo. La gente valuta, piacciamo o non piacciamo. Io sono arcisicuro che tutto quello che viene detto di noi il giorno dopo succede niente. Noi abbiamo fatto un patto, cessione di sovranità, si decide a maggioranza, i gruppi congiunti. Dalle altre parti cosa succede invece? Noi abbiamo fatto le primarie, 3.200.000 persone hanno deciso chi dirige il traffico. Gli altri hanno fatto le primarie, hanno deciso chi dirige il traffico? Maroni vale Berlusconi, Storace vale Berlusconi, Maroni, Casini vale Monti e Fini vale Casini e Monti. Nessuno lì c'è, non c'è mica nessun patto, nessuna logica che Maroni possa garantire su un'unità. Maroni ha detto che avrebbe accettato il patto con col PDL se Berlusconi non fosse stato il leader. Come può pensare che lui non sia il leader? Non lo so, questa è una buona domanda. Non lo so, è una buona domanda questa qui, che non ha ancora avuto una risposta. Cioè, preciso meglio tecnicamente la domanda. Il giorno che il Presidente della Repubblica chiama Berlusconi, la Lega e Storace e gli chiede, secondo voi, chi deve fare il Presidente del Consiglio? Casca l'asino quel giorno. Salta fuori Scilipoti.
Può essere. Uno dei punti del vostro programma è proprio tutelare i più deboli. E a questo proposito è arrivato anche un sms. Sono la mamma di una ragazza disabile e vorrei sapere se nel programma del PD ci si pone uno sguardo anche a questa realtà o dovremo sobbarcarcela come al solito sempre noi. Anche perché bisogna trovare i soldi. Ma guardi, qui c'è... Allora, sulla disabilità è un problema serissimo, perché ha subito un colpo questa condizione, bisogna dire, negli ultimi anni, negli ultimi tempi, dovuta a diversi motivi di reddito. Cioè, parliamoci chiaro, l'assegno di invalidità per chi è finto, ok, è di troppo, ma per chi ce l'ha sul serio il problema, una cosa che non è che con 400 euro lì si campare. Secondo, purtroppo, che la crisi della finanza locale, i comuni, eccetera, ha molto indebolito la risposta delle cooperative sociali, del privato sociale, e anche nella scuola gli elementi di supporto si sono indeboliti. Quindi io, quando parlo dei più deboli, penso proprio a questo, penso a questa condizione. E intendo che l'Italia del civismo, della cosa, faccia uno sforzo per dare una mano che più sul fronte. Allora, perché dico voglio portarli a Palazzo Chigi? Perché l'Italia deve vedere in TV, non solo le cose sue, deve vedere quali sono i problemi. E glielo faccio spiegare dalla Caritas. Dopodiché voglio vedere se c'è un egoismo tale da non tirar fuori un euro per dare risposta a queste cose. Io credo al cuore buono dell'Italia, credo al civismo dell'Italia. Certo che se non si fa mai appello, non si chiama mai. E sulla vivisezione chiedono come la pensa. Ma no, ho visto che è nata una polemica su una cosa, ma io quel che ho detto intendo. Noi c'è stato un lungo dibattito in Parlamento e credo che il punto d'equilibrio che si è trovato lì, che è esattamente dentro la direttiva comunitaria, sia un punto d'equilibrio buono, nel senso che esclude totalmente questi allevamenti finalizzati a, e trova tuttavia uno spazio per la ricerca, perché naturalmente noi alla fine la vita umana e i farmaci, inutile negare, li produciamo anche con delle sperimentazioni. Il punto d'equilibrio che si è trovato nella legge in Parlamento per me è quello buono, è rispettoso strettamente della direttiva comunitaria. Va bene, abbiamo chiuso. Un'ultima domanda: dopo gli AC/DC hai visto qualche concerto dei Clash? I Clash? No, purtroppo. Guarda, la cosa che mi manca di più è dico sinceramente, quella lì. Però adesso ho visto che ci sono delle serate da Cordi, tra Masco Rossi, la Nannina, se voglio fare non si può mancare, quella una non di... si può, ecco, bravo. Quella non si può mancare, perché io ho rubato un po', me le hanno date volentieri, canzoni da tutte e due, no? Una volta nelle primarie, adesso nella campagna elettorale, perché trovo che questa energia romantica che c'ha questo rock italiano, diciamo così, sia veramente un carattere del paese, e mi piacerebbe che anche la politica avesse la stessa essenzialità, la stessa secchezza, la stessa precisione e anche un po' lo stesso calore. E quindi la vita non può essere solo politica. Ma assolutamente, porca miseria. Guai. Guai, troviamoci qualche spazio. Sì. Onorevole Bersani, la vogliamo ringraziare naturalmente. Grazie. La lasciamo al suo lavoro. Grazie a Fabrizio Ratiglia, naturalmente. Grazie a tutti voi. Andiamo, via.